Hi everyone, today I had the opportunity to speak to Ricky Buscaglia, who is a commentator for Italian broadcaster DAZN. He was the man on the mic when Parma hosted Spal, the lunchtime kickoff on the 8th of March, a game which is now infamous because just as the players were about to walk out of the tunnel onto the pitch for kickoff, the game was ultimately delayed by 75 minutes whilst the authorities decided whether or not it should continue, with Parma being one of the hotspots for the outbreak of coronavirus. He spoke to me about that particular day, that particular eerie experience, as well as a host of other topics linked to football commentary. Hope you enjoy. Sì, credo che sia la partita che passerà alla storia come l'emblema di questo periodo storico per l'Italia e per il calcio in generale. Alle 12:25 le squadre al Tardini, Parma e Spal erano pronte dopo il riscaldamento per scendere in campo. E all'improvviso invece sono rientrate negli spogliatoi con le riserve di Parma e Spal già comodamente sedute in panchina da una parte e dall'altra, in uno stadio il Tardini vuoto per disposizioni di sicurezza. Era stata una settimana quella molto difficile per la Serie A, per capire se si poteva giocare, in che tipo di condizioni. Ogni lega calcistica in Italia sostanzialmente agiva quasi da sola, perché la Serie B continuava a fare giocare partite, alcune a porte chiuse, alcune no. Parma era già una provincia a zona rossa e quindi quella partita, esattamente come le altre quattro in calendario in quella giornata, non ultima Juventus-Inter che si sarebbe poi giocata alla sera, erano considerate a rischio. Però un po' tutti avevamo avuto la sensazione che quel giorno avrebbero giocato tutte e cinque le partite, a cominciare da Parma-Spal. E invece alle 12:25 all'improvviso le squadre spariscono dai monitor, tornano negli spogliatoi e lì comincia la caccia alle notizie, comincia un'arrampicata libera sugli specchi per raccontare quello che non si riesce esattamente bene a capire, anche perché noi come DAZN avevamo compiuto una scelta molto precisa, anche credo coerente e coraggiosa, cioè commentare la partita da Milano, dagli studi di Milano, proprio per evitare disguidi, evitare contagi anche per noi. C'era un solo inviato di DAZN, Tommaso Turci, allo stadio, presente perché residente in Emilia. Io ricordo a tutti, ripeto, che Parma era già considerata zona rossa e la Lombardia lo sarebbe diventata di lì a 24 ore. Quindi, per scelta di responsabilità, siamo rimasti negli studi di Milano, a dovuta distanza io e Alessandro Budel, che era il commentatore tecnico di quella partita, però di fronte a un imprevisto così enorme è stato difficile. Onestamente è stato molto difficile recuperare informazioni, capire quali fossero le informazioni reali e quali invece le voci, e fornire un servizio il più completo possibile, con a un certo punto il feed internazionale, le immagini internazionali che vengono rappresentate da una cartolina che resta fissa penso mezz'ora, e cioè un pallone fermo sul prato e stop, che è stata veramente la cartolina di quel momento lì, cioè il calcio italiano fermo, un pallone fermo in attesa di capire che cosa sarebbe successo. In quel momento stavano parlando il ministro dello sport Spadafora, che aveva espresso con un timing secondo me non proprio idilliaco l'idea di non giocare il campionato, il presidente della FIGC e il presidente della Lega Serie A. Al termine di questa riunione, durata ben più di mezz'ora, si è deciso di giocare le cinque partite, a cominciare da Parma-Spal, e poi più nulla, e a lì siamo rimasti a oggi. Quindi si stava proprio per entrare in campo e in quel momento in parallelo si svolgeva una riunione tra i vertici, cioè una cosa mai vista. Mai vista, non mi è mai capitato nella mia carriera di telecronista, e spero anche che non capiti più, perché ripeto, si poteva e si doveva fare meglio. Nel momento in cui convochi le squadre allo stadio, fai eseguire il riscaldamento, le inviti addirittura in campo, mancano 5 minuti al calcio d'inizio, secondo me tornare indietro è veramente fuorviante, inatteso, inaspettato.
Però questo è successo e questo abbiamo raccontato. Poi, sai, con il senno di poi si capisce anche che, soprattutto in quei giorni, prendere una decisione non era semplice per nessuno. Noi abbiamo cercato anche di raccontare proprio gli stati d'animo dei calciatori, ma anche di chi doveva prendere una decisione così importante. Siamo tutti esseri umani e in quei giorni già eravamo divisi su chi era angosciato, su chi aveva amici o parenti malati, su chi invece voleva con testardaggine proseguire, era già un momento molto particolare. E nella particolarità del momento si è sbagliato anche il tempismo, però, ripeto, con il senno di poi guardare indietro, io mi rendo conto che non è semplice, non invidio nessuno di quelli che stanno prendendo decisioni così importanti per la nostra salute. E in quel momento lì sono stati giorni di caos, ma per il calcio in generale, non soltanto in Italia. Io ricordo che il mercoledì successivo a Parma Spal si è giocato Liverpool Atletico Madrid a porte aperte, tutto esaurito, ed è una partita che con ogni probabilità ha generato qualche contagio. È stato veramente molto molto particolare, ma ripeto, sono stati quelli di fine febbraio, primi di marzo, giorni estremamente caotici, e Parma Spal è stata una partita onestamente caotica. Sì, il culmine magari di quel momento lì. Allora, cerchiamo di mettere gli spettatori un po' nei tuoi panni, no? In quanto telecronista, perché cioè, ti sarà capitato in passato di dover temporeggiare. Sappiamo che magari in passato mi viene in mente un caso, un Roma-Sampdoria, per esempio, dove la partita viene sospesa per una pioggia battente, per esempio. Però magari la partita sia già giocata parzialmente. Oppure si può fare ricorso tornando in studio a parlare con gli ospiti, ma c'è anche da dire che la disposizione, diciamo, il taglio di DAZN è leggermente diverso rispetto allo studio tradizionale. Hai anche la seconda voce che sicuramente ti aiuta. Però il fatto di stare in cabina, quindi da tubo, tra virgolette, che è stata una scelta coerente e coraggiosa, come hai detto tu, e quanto è stato difficile, appunto, vedere soltanto sul monitor, sullo schermo, questo cartello, come ci hai già raccontato, cosa ci puoi dire in quel momento? Perché non puoi parlare di aria fritta, soprattutto in un momento del genere dove la precisione più che mai è indispensabile. Guarda, a livello di location, cioè Milano oppure Parma, non so quanto sarebbe cambiato, perché comunque fisicamente io dovevo rimanere comunque in postazione. Quindi in quel momento lì mi sono attaccato a internet e soprattutto al telefonino e c'è stato un grandissimo gioco di squadra da parte di tutta DAZN, a cominciare chiaramente dall'inviato Tommaso Turci, che scriveva il più possibile quello che stava percependo, ma anche lui allo stadio. A un certo punto è stato come narcotizzato, cioè tenuto distante dagli spogliatoi e dal fulcro delle decisioni e delle voci che si inseguivano a Tardini, quindi anche lui a un certo punto ha dovuto smettere di fornire notizie. Io dovendo stare in postazione, quindi ero più un ricettore che un ricercatore di notizie, ho cercato di fare entrambe le cose. Senza un lavoro di squadra enorme da parte di DAZN, non so come l'avremmo portata a casa, sinceramente, ma sono scesi in campo tutti, a cominciare dal direttore, dal vice direttore, tutti a fare telefonate, a fare verifiche, e quindi abbiamo seguito i nostri canali di informazione senza badare alle voci che puoi immaginare come si ricorressero in quel momento lì. E io stesso con il mio telefonino ho ignorato completamente ogni tipo di messaggio che non fosse di un uomo di DAZN o di un uomo della Lega Serie A o di un uomo della Federazione. Ho dovuto fare delle selezioni ben precise, non è semplice, però è chiaro che ecco, temporeggiare sì, abbiamo temporeggiato, ma con l'enorme dubbio che non si giocasse proprio quella partita lì e quindi in attesa poi di prendere anche noi delle decisioni su cosa trasmettere e come trasmetterlo. E invece poi all'improvviso le squadre sono ricomparse in campo. Io ricordo perfettamente che il momento in cui abbiamo avuto il sentore che Parma Spal si potesse giocare è stato quando dagli altoparlanti del Tardini è ripresa la musica tradizionale, la playlist da riscaldamento, da warm-up,
E quindi ho detto, qua ho la sensazione che forse si gioca, e di lì a 2 minuti mi è arrivata la notizia, dice, guarda che si gioca, il kick-off è posticipato ulteriormente, ma si gioca. È stata una partita chiaramente atipica, già era collocata all'ora di pranzo, quindi immaginati pure gli atleti con un metabolismo predisposto per giocare alle 12:30, scendere in campo quasi alle 14. È stata una partita veramente particolare e credo unica nel suo genere. Surreale, direi. Ti è cambiato un po' il modo di raccontarla? Quante volte hai fatto riferimento a quello che era successo prima o dal momento in cui ha fischiato l'inizio della partita dell'arbitro ti sei detto, ok, adesso raccontiamo la partita, quello che è successo prima non è così più pertinente, diciamo. Guarda, noi avevamo avuto un briefing proprio al mattino per capire anche con che tono, con che taglio dare il racconto di Parma Spal prima di queste decisioni, cioè con un storytelling classico, insomma, il calcio d'inizio alle 12:30, cercando proprio di immedesimarci nella mente delle squadre che hanno preparato la partita, l'approccio al match e le preoccupazioni di cui ti parlavo prima, perché siamo tutti esseri umani. Poi è arrivato quella decisione che ha sconvolto tutto, e lì secondo me devi soltanto un po' seguire il flusso degli eventi, delle emozioni, cercando di fare al meglio il tuo mestiere. Quindi se uno spettatore si collega alle 12:35, alle 12:40, non ha informazioni, ogni tot di tempo io devo rifornire queste informazioni. Ci sta anche perché comunque quella era ancora una domenica in cui una discreta libertà di passeggiata o di hobby domenicali c'era. Ci sta anche che magari qualcuno avesse acceso la partita alle 2 e quindi ho dovuto riassumere di nuovo qualcosa. È cambiato completamente il contesto. Secondo me si è aggiunto, ecco, un elemento in più e abbiamo seguito quell'elemento, per cui il ritardo, il doppio riscaldamento, la difficoltà anche nel trovare la concentrazione in un ambiente già di suo particolare come quello di uno stadio deserto, in cui si avvertono le voci di tutti e in cui anche sottrarre palla all'avversario è paradossalmente più difficile perché non c'è l'onda del pubblico che sovrasta la chiamata del compagno o dell'allenatore, è tutto libero insomma da questo punto di osservazione. E quindi ho seguito l'evento in sé, l'evento delle 12:25, cioè del non si gioca, anzi sì, si gioca, e su quello poi ho cercato di raccontare una partita che, ripeto, è stata veramente molto vicina all'essere surreale, sicuramente molto particolare. Ok, adesso scendiamo magari nella parte tecnica della cronaca, soprattutto vorrei fare un paragone tra magari lo stile britannico e quello italiano. Io personalmente ricordo quella giornata di aver fatto Sassuolo-Brescia il lunedì, che rimarrà per il momento l'ultima partita della Serie A giocata fino a questo momento, con il famoso messaggio di Ciccio Caputo, e ricordo che all'intervallo su Twitter si leggeva era già stata anticipata la decisione di Giuseppe Conte di imporre questo famoso lockdown alla quarantena. Tant'è vero che raccontando il secondo tempo della partita stavo parlando un po' del calendario del Sassuolo, perché nella mia testa mi sono detto: finché non è ufficiale questa decisione, tanto la sostanza non cambia, il Sassuolo al prossimo turno giocherà contro l'Inter. E poi leggo dopo la partita, ho fatto l'errore di andare su Twitter: ah, il telecronista non ha capito che non si giocherà più dopo questa partita. Ecco, ho fatto una scelta, non so quanto sia coerente, ma effettivamente è difficile in quel momento raccontare la partita perché il contesto è quello, però non è che il calcio finisca per sempre. Ecco, parliamo un po' di come raccontare una partita, soprattutto a porte chiuse, no? Perché, come hai detto tu, non c'è più il pubblico, non c'è quell'atmosfera calda, si sentono di più i tecnici, quindi magari c'è anche da dover chiedere scusa da parte dell'emittente per magari no, qualche bestemmia, eccetera. Come gestisci una situazione del genere? Cioè, ti appoggi un po' di più sulla seconda voce? O come si fa? Guarda, al contrario, io me la rischio e più volte sto zitto, nel senso che secondo me la partita a porte chiuse offre un solo vantaggio, uno solo di fronte a 99 svantaggi. Il vantaggio è che senti le voci dei protagonisti, senti nitidamente le indicazioni
dalla panchina, senti tutto e scopri che il 90% delle frasi sono quelle che poi ritrovi sui campi di terza categoria, all'oratorio, a lunedì sera nella partita con gli amici, e ti introduce maggiormente in campo. Io ricordo, giusto perché stiamo parlando di Parma-Spalma, ne ho dovute commentare diverse di partite a porte chiuse. In Parma-Spalma abbiamo lasciato nitidamente il cosiddetto audio da campo, l'audio internazionale, come viene definito in gergo tecnico, quando l'arbitro va al monitor per valutare se è rigore oppure no quello su Petagna. Perché lì è un evento, cioè è la prima volta che io sento l'arbitro comunicare con i suoi colleghi, VAR e AVAR, su che cosa deve decidere. E lì io mi gioco il jolly e dico: non penso che bestemmino durante la loro chiacchierata, così effettivamente non è stato. È stato molto interessante e molto educativo capire, ad esempio, che è l'arbitro a chiedere: dammi un'altra immagine, dammi la 16 metri, dammi il retroporta, dammi uno stretto, tutto linguaggio tecnico per capire poi la decisione finale, che piega avrebbe preso. Ecco. Quindi io tendenzialmente cerco, magari, se capisco che sono parole fattibili, di lasciar godere anche da casa questo strano modo di vivere la partita, arricchita però da frasi che non sempre si sentono. È chiaro che poi avere una seconda voce, che generalmente è un ex calciatore o un ex allenatore o tutte e due le cose, aiuta per decifrare magari un linguaggio anche troppo tecnico, che magari per noi che studiamo è fruibile, ma non lo è per tutti. E quindi è giusto che chi ha giocato o chi ha allenato lo decifri meglio per noi. Parliamo adesso di un eventuale, prima di fare un paragone magari tra lo stile britannico e quello italiano, magari quello lo lasciamo per ultimo, ma se e quando dovesse riprendere un po' il calcio, cioè, come si potrebbero raccontare le partite, nel senso che abbiamo diversi casi di giocatori che sono stati risultati positivi al coronavirus. E poi abbiamo visto, giustamente, è una cosa sicuramente c'è da fare i complimenti ai giocatori perché comunque si sono mobilizzati adesso, hanno fatto diversi messaggi di solidarietà, esempi di beneficenza, eccetera. Però diventa talmente diffuso che magari non è più uno spunto un giocatore che fa un video sui social, no? Magari Ronaldo prima faceva gli addominali, un video per i follower e era quasi un caso unico. Adesso sono quasi tutti giocatori che un po' per spasso, un po' perché si annoiano, stanno facendo questi video. Quindi io mi chiedo, è più rilevante, cioè, è ancora rilevante raccontare una cosa del genere, che Andreva ha fatto dei palleggi con la compagna o diventa una notizia banale? Mi viene anche non vorrei mancare di rispetto a chi ovviamente viene colpito dal coronavirus, sia in modo diretto che indiretto, ma ci sarà mai un giorno, Ricky, in cui magari sul ticker di un programma sportivo vediamo anche le ultime dal campo con tizio indisponibile, parentesi coronavirus, cioè è una situazione drammatica da quel punto di vista, cioè diventerà mai, si spera che si possa ovviamente trovare un vaccino, ma magari distorsione alla caviglia potrebbe mai essere sostituita da il giocatore in isolamento perché non può giocare perché è risultato positivo al coronavirus, cioè diventerà così banale la situazione? Come prevedi un po' il futuro del calcio? È molto difficile, è molto difficile. Per il livello di contagio che ha il coronavirus, è più probabile, secondo me, che se si becca un altro positivo si ferma di nuovo tutto e si torna da capo. Proprio perché questo virus, prima ancora che essere letale, è estremamente contagioso. Il vero punto che abbiamo imparato a conoscere è proprio questo qua, cioè la diversità rispetto a tanti altri virus che abbiamo avuto in passato è questa, è la facilità di contagio anche a livello asintomatico, come ben sappiamo. Quindi io credo che in questo senso, almeno fino al vaccino, noi non avremo mai quel ticker di cui parlavi tu. Cioè, secondo me, se beccano un positivo al Covid, si ferma di nuovo tutto e si torna al punto di partenza, perché ancora oggi l'unico mezzo che abbiamo per
contenere il contagio e stare lontano da chi è stato contagiato. Questo è un po' il senso del discorso. Raccontare il calcio quando riprenderà, credo che la preparazione sarà la stessa, cioè cercheremo di arrivare documentati il più possibile al giorno della partita e di conseguenza io non so come la racconterò la prossima, non so quando sarà la prossima, però quel giorno saprò come le due squadre che scenderanno in campo avranno approcciato quel match, quindi se in isolamento, con quanti hanno avuto il Covid oppure no, per rimanere in argomento, quando hanno scelto di tornare ad allenarsi, se erano d'accordo oppure no di tornare a giocare, tutto questo io lo saprò soltanto allora. Raccontare, trovare notizie sportive di spunto oggi, in questo periodo un po' ovattato, è onestamente molto difficile. Io credo che la gente a casa abbia bisogno soltanto di un'informazione. Si gioca sì, si gioca no, quando? Questo è tutto il resto è molto molto difficile, per cui stiamo vivendo parecchio di ricordi. Sto Certo. verificando che va parecchio il vintage in questo momento, la riscoperta di partite più o meno recenti, più o meno antiche. Questo ecco, certifica la fame di sport in generale, eccetera. Certo, poi è un evento storico, è tutto il mondo sportivo che si è fermato nel mondo, cioè, non puoi distrarti con nulla. E quindi in questi giorni il lavoro del giornalista sportivo è onestamente difficile, molto. Assolutamente. Quindi, giusto per terminare, facciamo un confronto tra lo stile britannico e quello italiano. In parole povere, magari noi britannici abbiamo tendenza a dire un po' meno, e soprattutto magari mi viene in mente l'inizio dell'azione, magari un po' di palleggio tra i difensori centrali, magari la prima volta che tocca la palla a Piqué. La seconda, terza volta che gli arriva tra i piedi la palla, magari non diciamo sempre il nome. Invece, ho notato che in Italia c'è tendenza a dire tutti i nomi, che anche secondo me non è affatto semplice, perché noi abbiamo il vantaggio di poter stare zitti quando abbiamo un minimo dubbio su chi ha la palla tra i piedi. Magari in Italia è più lampante la cosa. Ecco, tu ti ispiri da altri tipi di telecronaca o no? Correggimi se sbaglio, io ho notato una tendenza nella telecronaca italiana dove, là dove magari all'inizio c'era la radiocronaca, ovviamente per eccellenza, dove si dice tutto, si cerca di dipingere un po' il quadro della situazione, ho notato che ormai la telecronaca italiana è diventata quasi un ibrido tra la telecronaca pura, dove magari si dicono i nomi e si lasciano parlare di sé le immagini, e la radiocronaca dove c'è questa tendenza di parlare molto. Tu come la vedi? Ma siamo in evoluzione, questo è vero, questo è indiscutibilmente vero. Vedendo un po' come raccontano le partite in TV da altre parti d'Europa, penso ad esempio anche alla Germania, dove sono estremamente asciutti, freddi, addirittura in certi casi assenti, io noto che è proprio un discorso proprio forse più culturale, cioè il calcio in Italia come in Spagna, più in generale nei paesi latini è passione principalmente. Principalmente è una passione proprio quasi da sudore, non so come definire, Viscerale, magari. viscerale. E quindi noi seguiamo magari quel contesto lì. Però per arrivare lì ci sono diversi metodi, ci sono stati diversi metodi. Quindi magari fino a qualche tempo fa c'era l'idea di impartire autonomamente un ritmo alla partita quando magari la partita stessa non aveva quel ritmo lì, pur di arrivare alle viscere dello spettatore. Oggi invece io sono a bordo di un'azienda che è molto aderente al mio stile, cioè cerchiamo di vivere un po' più le emozioni che traduce il campo, qualunque esse siano, no? Per cui stiamo un po' più zitti, soprattutto se l'azione non è particolarmente pericolosa, perché anche sentire, oggi abbiamo microfoni direzionali un po' ovunque, il rumore pulito di come calcia Neymar, per capirci, che è un suono nitido come quando calciava Beckham, se lo becchi è stupendo, no? Quindi è un po' come danzare su della musica, e tu sei uno strumento, ma gli strumenti principali sono gli effetti che arrivano dal campo, quindi quelli che raccontano
i giocatori, il pubblico, eccetera. E ci sono dei momenti in cui effettivamente se la palla transita due volte sulla linea difensiva, non è necessario rileggere terzino destro, centrale, centrale, terzino sinistro, centrale, centrale, terzino destro, non è necessario. Lasciamo andare, magari in quel momento c'è un coro che è affascinante, che ti porta ulteriormente dentro la partita e lì ci vado. È chiaro che l'azione decisiva, quella te la devo raccontare, perché il racconto non è soltanto la trasmissione di emozioni, si cerca di andare un po' più in profondità nel capire il dettaglio tecnico, i rischi che si sono presi in una giocata piuttosto che in un'altra, provare a intuire emozioni e pensieri in quel momento. Ecco, tutto quello che avviene, diciamo, negli ultimi 25 metri, secondo me, va proprio raccontato a tutta e stop. Questo, secondo me, è lo stile nostro. Io il resto lo conosco non approfonditamente, come ad esempio puoi conoscere tu lo stile britannico. Credo però che lo sport in generale, il calcio in particolare, il racconto di un evento sportivo siano un fattore culturale, abbiano inciso in un modo sulla società, e la società ha inciso a sua volta su come noi raccontiamo queste partite. Esempio classico: 20 anni fa, 30 anni fa, le telecronache italiane non erano minimamente infarcite di termini inglesi. Invece l'inglese si parla praticamente ovunque, anche tra amici, e quindi ci sta, secondo me, anche se qualche italiano purista non la pensa così, ci sta che arrivi anziché scontro fisico, body check. Ci sta, Certo. per capirci. Quindi, Anche come sinonimo, magari, no? Per non dire sempre calcio d'angolo, dici corner piuttosto che. assolutamente, assolutamente. Io credo che comunque il segreto resti sempre lo stesso, e cioè non rovinare una partita bellissima e cercare di esaltare una partita bruttissima. Questo può essere il segreto del nostro mestiere. E quindi, se lo 0-0 è vicino a essere da sbadigli, io devo trovare un modo per non farti cambiare canale. Quello è il mio mestiere. Ma se sto raccontando un 5-4 spettacolare o anche uno 0-0 spettacolare, io non devo fare danni. Quindi l'importante è muoversi sempre un po' in equilibrio. Ma per me è un Certo. po' come ballare, ecco, davvero. Ottimo. Ultimissima domanda, in un contesto del genere, in un mondo dove magari si rischia di giocare a porte chiuse addirittura fino a gennaio dell'anno prossimo, quanto diventa importante il ruolo del telecronista e quanto è importante la televisione in generale in questo contesto, visto che comunque stiamo parlando relativamente a un numero ridotto, no? Anche se sono in 60.000 allo stadio, magari sono 2, 3, passa milioni a casa, ma quanto è importante la televisione? Cioè, è ancora più importante in questo contesto, secondo te? Sì, no, è fondamentale, è fondamentale. Qui si torna veramente indietro nel tempo, quando la TV sostanzialmente non c'era, o non c'era sicuramente la diretta, quindi aspettavi la sera, la domenica sportiva, per vedere quelli che allora chiamavano riflessi filmati, noi oggi chiamiamo highlights, a proposito di fusion, Non sapevo, bello questo. riflessi filmati, una cosa, la sintesi o riflessi filmati, vabbè. E quindi sì, la televisione sarà fondamentale. Il ruolo del telecronista invece, secondo me, è sempre lo stesso. E ripeto, io l'unico gusto che trovo nel raccontare le partite a porte chiuse sono le voci dei protagonisti. Per il resto è altamente penalizzante, ma perché è penalizzante per il gioco in sé? Io ho parlato con qualche calciatore, anche ex calciatore, e sono i primi a dirmi che tenere alto il livello di tensione, di concentrazione senza pubblico è difficilissimo. E la partita perde l'entusiasmo, perde di emozione. Quindi ecco, quello sì, magari sarà nostro compito cercare di tenerla, quella tensione lì, e di far capire che nonostante ci sia l'eco e rimbombi qualsiasi cosa, magari quella è una semifinale di Champions. E ci si gioca l'accesso alla finale, insomma, per cui è una partita di un certo peso. Quello sarà un po' il nostro compito, sempre, secondo me, senza trascendere, senza strafare, senza andare oltre. Ecco, un po' in equilibrio. Però sì, a questo punto direi che diventiamo determinanti, credo.